E bella a tutti ragazzi, sono Gilbra che sono qui oggi, tornato come di consueto con un nuovo video sugli incontri principali. Raga, prima di partire però vi devo dire due cose. Una, vi chiedo scusa se ve la porto solo oggi che è martedì, cerco di farvelo uscire alle 2 così avete tempo comunque di comprare i giocatori entro le 19. Però purtroppo questi giorni ho lavorato veramente tantissimo, non ho avuto tempo per registrare, quindi mi dispiace. Seconda cosa, raga, ho tagliato i capelli. Fatemi sapere come mi trovate. Io, boh, non lo so. Sinceramente, non è che mi interessi molto i capelli. Però, boh, me li sono tagliati. Raga, ultima cosa: prima di iniziare, vi ricordo di arrivare a 70 likes. Che se ci arriviamo entro stasera, domani vi porto un super video in cui vi porto tre giocatori da utilizzare per lo sniping. Visto che ne sto provando alcuni e ne ho trovati qualcuno che è veramente, veramente ottimo. Quindi, raga, non perdete l'occasione. Arriva a 70 likes. Ok, ragazzi. Possiamo partire ora con gli incontri principali. Mi sono munito della mia agendina con la quale proverò a predire gli incontri principali. Ho fatto un po' di ricerche e gli incontri. Allora, partiamo dagli incontri quelli che sono quelli belli. Allora, i primi incontri principali belli sono United Chelsea. Quindi il consiglio che vi posso dare io è. Il consiglio che vi posso dare io è. Cercate soprattutto di comprare giocatori del United o Chelsea, ovviamente, soprattutto inglesi e con valutazione alta. Allora, andiamo a vedere un po'. Potrebbe esserci tipo un Drinkwater che non ha la valutazione bassa, oppure un guardiamo un attimo, un Carrick che non è male, un Young che non è male, un Barkley può essere non male. Giocatori che soprattutto inglesi con valutazione alta, magari oro rari, che sono quelli che valgono, varranno di più e si alzeranno di più, secondo me. Poi, oh, raga, non sono il veggente. Comunque, questo è il consiglio che posso darvi io. Un altro match che potrebbe uscire è PSG-Marsiglia. Stessa regola, comprate giocatori con valutazione alta e del campionato, della nazionalità del campionato. Ad esempio, PSG-Marsiglia, comprate giocatori francesi con valutazione alta. Un'altra partita, altre due partite che potrebbero uscire di campionati importanti sono Roma vs Milan, il mio Milan, raga, stiamo tornando a sé! Quindi giocatori italiani, soprattutto con valutazione alta, perché sono quelli che dovrebbero in teoria alzarsi di più e saranno quelli che più verranno richiesti. Un altro big match è del nostro buon Vincenzone Montella che affronterà l'Atletico Madrid dopo averlo eliminato ai quarti, mi pare, della Coppa del Re. Ah, sì, ai quarti. Ultimo, ma non per importanza, invece sì, è Beşiktaş Fenerbahçe. Quindi ci spostiamo nel campionato turco che non mi ricordo come si chiami. Forse questo no. Ok, ragazzi, c'è Beşiktaş. Quindi stessa regola, rega. Giocatori, se riuscite turchi, tipo uno Yakup. Prendetelo, cioè, si alza. Se esce questa partita qua, oppure un Tore che costa poco, vale la pena rischiare. Il consiglio che vi posso dare io è, per rischiare il meno possibile, i giocatori sui quali andrete a investire sniperati, nel senso, se sapete che un Young si vende a 700, non è che lo comprate a 700 sperando che si alzi, compratelo a 600. Così che nel caso in cui non uscisse quella sfida lì, comunque riuscite a venderlo e farci qualche creditino, così da non rischiare. Questo è il consiglio che do sempre io. Ora però passiamo alla parte un po' più calda degli incontri principali, ovvero gli incontri marci, raga. Gli incontri marci perché ce ne sono veramente tanti, ne ho 3, 6, raga, 6 incontri marci. Sostenete con un bel like. Allora, raga, il primo è Sydney vs Sydney. Infatti abbiamo il derby di Sydney. Allora, andiamo a cercarla un attimo. Che dovrebbe. No, non è questa, è questa. Ok, raga, abbiamo Sydney che non dovrebbe avere dei prezzi alti in teoria. Ok, come vedete potete sniperli tranquillamente. Quindi qua non ci sono giocatori. Se volete potete puntare sui giocatori che sicuramente escono, tipo DC, CC e ATT o portieri. Quelli escono sicuramente. Sono quelli che rischi di meno di sbagliare. No, ma raga, ma non c'è l'altra Sydney. Qual è l'altra Sydney? Non mi ricordo. Oddio. Raga, sapete che non so qual è l'altra squadra di Sydney? Ah, è questa qua. Western Sydney Wanderers. Questa qua è l'altra squadra di Sydney che non dovrebbe avere prezzi alti. No, ok, come vedete a prezzi bassi potete provare a sniperare questi.
Altro big match, tra virgolette, è Grasshopper contro Zurigo. Qua ci spostiamo in Svizzera perché c'è il derby di Zurigo. Quindi stesso discorso, se volete potete provare a prendere i giocatori svizzeri, che in teoria è là. Qua mi sa che hanno già fissato il prezzo. Siccome vedete il prezzo si è già alzato, quindi può essere un ottimo filtro per la compravendita. Quindi provatelo, fatemi sapere e poi, minchia raga, fatevi i creditozzi. Ah, vedete qua Zurigo invece sono un pelo più bassi, quindi potete provare a prendere questi per non rischiare. Un altro big match e ci spostiamo in Grecia e abbiamo PAOK contro Olympiakos. Sì, 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 sì. Infatti qua nel campionato greco abbiamo tre squadre, quattro, e cioè il big match tra PAOK e Olympiakos che potrebbe uscire non dovrebbe avere prezzi alti. Vediamo un po', no, i prezzi sono abbordabilissimi, quindi potete provare tranquillamente a prendere i giocatori. Poi abbiamo un altro big match che però è sottovalutato ed è Lione contro Saint-Étienne, ed è il derby del Rodano, che è un fiume e viene definito così in Francia, quindi sinceramente potrebbe uscire, visto che ultimamente la UEFA fa uscire un po' cosa vuole, quindi potrebbe uscire. E poi ultimo ma non per importanza abbiamo Toronto contro Colorado, che è il derby, no, deve essere semplicemente, che è semplicemente un big match, penso, non vorrei sbagliarmi, comunque dovrebbe essere un big match. Abbiamo Toronto, che non dovrebbe avere prezzi alti, non li ha, contro Colorado, Colorado Rapids, che anche questa non dovrà avere i prezzi alti, come vedete. Ciao, ha ragione. E quindi nulla, raga, lasciate un bel like, gozzo, e ci becchiamo domani, raga.